Democratica. Dalla parte democratica. Allora, torniamo un momento allo Stato Maggiore Democratico di Roma. Marina Como, prego. Allora, stavo presentando un ospite, Sergio Cuomo, che è il cugino del governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Facciamo un passo molto molto avanti. Si parla di Andrew Cuomo anche sui giornali americani proprio come di un possibile candidato democratico alle elezioni fra 4 anni, comunque vadano le elezioni attuali. Beh, questo... Sergio Cuomo è in contatto, ha parlato anche oggi con il governatore. Ecco, che cosa Beh, lo, ha questo detto? Lo auspichiamo. Intanto gli facciamo fare un bel lavoro ad Andrew, perché è già un carico molto importante. Beh, oggi insomma si lamentava il fatto che l'astensione è ancora molto molto alta, e Matilda Cuomo, Mario dicevano, questo è un dato che preoccupa anche e soprattutto per le nuove generazioni, perché devono appropriarsi della politica e devono essere protagonisti di questa comunità. Quindi questo è un dato molto importante. E l'altro aspetto è l'uragano che tanto ha fatto parlare e che in questi giorni ci ha fatti stare veramente molto molto vicini. Infatti, i governatori hanno pensato, dicendo appunto Sergio Cuomo, che il governatore oggi era molto preoccupato della nuova ondata di maltempo che si prevede negli Stati Uniti. Beh, intanto una strategia è stata data, è stato concesso agli elettori di poter votare anticipatamente. Questo è molto importante perché c'è stata piena partecipazione. Quindi nello Stato di New York si è votato prima? Si è votato prima, c'è stata data questa possibilità. È chiaro che si è preoccupati anche adesso per quest'altro evento, perché potrebbe creare disagio a tanto altro disagio. Vogliamo, dato che è quasi l'ora dei sogni, sognare una cosa? Andrew Cuomo, come dicevo prima, è uno dei possibili candidati fra 4 anni alle elezioni. Anni fa anche Mario Cuomo, che era che è il padre di Andrew, aveva detto che aveva rinunciato ad essere un candidato perché gli americani non avrebbero mai sopportato un presidente con il nome italiano Mario. Poi scherzosamente aveva aggiunto: però mio figlio si chiama Andrew e non Andrea, e quindi chissà che prima o poi non arrivi questo presidente di origine italiana. Beh, diceva ancora un'altra cosa, che Mario volle nell'ultima campagna elettorale proprio Mario, quindi la sua campagna elettorale si chiamava proprio Mario, proprio per dire sono italiano e me ne vanto. È chiaro che adesso il testimone è stato passato ad Andrew, che è stato già ministro con Clinton per 8 anni, viceministro e poi ministro delle aree urbane, insomma ha un grande passato, un grande trascorso. Insomma, ci auguriamo che veramente Andrew continui a fare un buon lavoro, e ne siamo certi per questo. E poi chissà, la Casa Bianca nel 2016, forse, lo speriamo. Non so, Bruno, se vuoi chiedere qualcosa tu a Sergio Cuomo, su tutta dire... la famiglia Cuomo, che comunque è molto molto importante nel Partito Democratico, come anche i tuoi ospiti potranno testimoniare.